Io credo che chi ha possibilità di intervenire lo deve fare, c'è un appello morale che lo deve fare. Poi si sono naturalmente già messi in moto, da Natale a oggi si sono già messi in moto un esercito di personaggi, i quali dicono non subito, non immediato, non qui, non là, però c'è il personaggio che dice ho perso tutto e non è vero, lo speculatore che ha fatto gli affari suoi, ma la grande maggioranza è di gente semplice, povera, che si è fidata di che cosa gli veniva proposto da gente in genere per bene, perché non è che dobbiamo sparare su tutta la macchina di Banca Etruria, per favore, aiutatemi, perché molti di quelli mi sono commosso quando ho saputo che è stato assunto uno psicologo, perché c'è gente che ci va in crisi materialmente su queste cose, no? Chi, pensate in paese, chi in paese ha consigliato di prendere un prodotto bancario anziché un altro, si sente, anche se indirettamente, ma si sente responsabile che quindi abbia perso tutto, no? Ora, credo che sulla materia non tocca a me entrare sulla tecnica, però direi che chi era abituato a spostare i capitali da un investimento all'altro, va bene, sapeva come si faceva e sapeva il rischio. Chi invece ci è stato messo in mezzo, un è mia giusto che va bene, qui chi doveva controllare faccia in modo che si rimedi, perché non ci vengano a raccontare le Europe, le storie di vario genere, bisogna trovare. Io ho fatto il diplomatico per 22 anni della mia vita, credo che vanno negoziate queste cose. In qualche maniera non è neanche il governo, per essere espliciti. Ma è tutto il sistema che deve mettersi in moto, proprio tutto.